Talabini qui a Gorla con noi. Che categorie fai? Buongiorno a tutti, faccio la 25 oggi, è la prima volta qua a Gorla, è un posto meraviglioso, veramente bello. Poi insomma il tempo, una bella giornata, quindi tutto in regola. Bene, parliamo di equitazione. Che cavallo monti? Qui ho un cavallo grigio, un castrone di 8 anni che monto da 6 mesi, da poco tempo, e per adesso mi sta dando delle buone soddisfazioni, dei buoni risultati, speriamo che vada avanti così. Senti, hai due grandi istruttori, monti con? Ho due cavalli algese a Bologna, in scuderia con Juan Carlos Garcia, e questo grigio appunto con Vincenzo Chimirri a Vicenza. Bravissimi tutti e due. Ah, bravissimi, eccezionali. Anche se magari Juan Carlos non è quasi mai a casa, è sempre in giro. Infatti, non c'è mai. È raro vederlo. Sei di grande giornata oggi perché ieri ti sei laureata. Esatto, mi sono laureata in economia. Però è solo il primo punto, adesso c'è la specialistica, poi ci sarà il praticantato, la strada è lunga, è lunghissima. Quindi dici che fra numeri e numeri andare a cavallo ci sta sempre? Assolutamente, assolutamente, bisogna trovare il tempo per fare sia uno che l'altro. Perché anche con difficoltà molte volte? Alcune volte sì, però con la giusta organizzazione si riesce a fare tutto. Due scuderie dove tieni i cavalli, non tanto vicine fra una e l'altra. No, assolutamente. Bisogna fare un po' di strada, però come ho detto con l'organizzazione si riesce ad andare sia da una parte che dall'altra. E a divertirci e a fare lo sport che amiamo e insomma la nostra passione. Quale di questi quattro cavalli ti dà di più? Beh, adesso che mi sto dedicando molto a questo grigio che ho qua, appunto, mi sta dando molte soddisfazioni e adesso mi sto concentrando molto su di lui. E gli altri sono giovani da portare avanti? Ho un puledro di 4 anni che attualmente non sto montando io perché lo stiamo domando, e poi ho una cavalla di 13 anni che è appena rientrata da un infortunio, però si sta riprendendo alla grande e quindi spero di riportarla presto in gara. Perfetto, grazie e complimenti per i tuoi studi e per l'equitazione che fai. Grazie a voi, buongiorno.